Ecco, io credo che i Primi d'Italia sia veramente una manifestazione leader in Italia che parte da Foligno, che infatti si chiama il centro del mondo, il centro dell'omonno, e col nuovo sindaco, avvocato Zuccarini, parliamo di questa manifestazione e ovviamente della sua Foligno. Grazie, sì, è proprio così. Foligno è il centro del mondo e i Primi d'Italia sono una delle due principali manifestazioni cittadine che si sposano in questo meraviglioso settembre folignate, la Quintana e i Primi d'Italia. È una simbiosi perfetta perché i Primi d'Italia vivono all'interno dei rioni e delle taverne della Quintana, le sfruttano nelle loro potenzialità culinarie e regalano alla città questo settembre ricco di sapori che è unico in Italia, ma caldo, ma che si scalda ancora di più con l'assaggio di questi primi della cultura italiana che fanno la differenza con il mondo intero. Siamo italiani e siamo orgogliosi di esserlo, viva la pasta. Poi diciamo anche il sindaco c'ha qualche ramo di sangue nella nostra regione. Ah, assolutamente sì, per metà sono marchigiano, per parte di mio padre di Fermo, e quindi il legame con le Marche per me è molto forte, anche grazie a questa 77 che ci collega e che in pochi decine di minuti ci consente di arrivare al mare, che per noi è sempre una cosa bella, visto che non ce l'abbiamo, veniamo a sfruttare il vostro. Ecco, diciamo che le potenzialità di questa città secondo me sono molte, molte alte, e io credo che il primo cittadino, avvocato Zuccarini, riuscirà a farle esprimere tutte. Ci proveremo, noi siamo un'amministrazione nuova, dopo 73 anni di monocolore sinistra è arrivato al governo della città la Lega con una coalizione di centrodestra molto affiatata, giovane, che ha tanta voglia di fare, quindi proveremo in tutti i modi a rappresentare la novità e a dare una svolta a questa città nel senso più bello che ci sia. Allora lasciamo il sindaco ovviamente a tutti i suoi impegni istituzionali che sono tanti anche durante i Primi d'Italia, che sembrerebbe una grande ammucchiata gastronomica, ma in realtà anche il sindaco deve fare la sua rappresentanza. Allora, avvocato Zuccarini, tutti i nostri più sentiti complimenti per la vittoria elettorale e soprattutto auguri per il futuro di questa splendida città che secondo il mio parere oggi è ancora più bella. Grazie mille e vi aspettiamo davanti a un bel piatto di pasta. Animatore dell'estate marchigiana, soprattutto della Costa Fermana, con i grandi personaggi dello spettacolo, quest'anno Ricchi e Poveri, qui a Foligno, città meravigliosa, storica, che con i suoi 12 ristoratori sta facendo incetta di presenze. Sì, abbiamo iniziato questa sera, è un evento che già fin da questa sera, che è giovedì, c'è un numero notevole di persone. Siamo qui uniti con questi ristoratori affiatati, c'è un bel clima e abbiamo quest'anno per la prima volta una novità, abbiamo 20 ragazzi della scuola alberghiera Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio, quindi un connubio perfetto e speriamo che vada tutto bene. Ecco. Grazie a Piero De Santis, come sempre grande animatore della Primi d'Italia e del ristorante del Gambero e Sette Mari a Porto Sant'Elpidio, che è la città secondo noi una delle più vivaci della Costa Fermana. Questo bilancio Marche, Umbria, Foligno, Civitanova, Porto Sant'Elpidio. Parliamo di questa amicizia. Amicizia. È nata quando 3 anni fa sono venuta qui per promuovere la città di Porto Sant'Elpidio in qualità di assessore al turismo e l'ho promossa dentro allo stand di Vissani, nella taverna dove c'era Vissani. E da lì ho lanciato l'idea ad Amoni di prendere una taverna tutta per noi dove potevamo fare pesce. Veramente all'inizio avevamo detto le Marche, ma poi abbiamo ristretto un po' e sono tornata in quel di Porto Sant'Elpidio, proposto ai ristoratori, hanno detto sì e abbiamo preso la taverna. Certo. E l'anno dopo è diventata realtà. Ora ecco, è un rapporto veramente di stima, ma soprattutto credo per i ristoratori, ma per la città, sia anche un'occasione importante di marketing e quindi ecco, questo scambio, siamo così
vicini. È chiaro che i folignati vengono al mare da noi, quindi possono scegliere Porto Sant'Elpidio piuttosto che altre località. E quindi ecco, andiamo avanti, ci crediamo. Quest'anno la novità dello stand sono 20 ragazzi dell'alberghiero di Porto Sant'Elpidio che abbiamo portato, coinvolto, e sono qui e sicuramente faranno tesoro di questa bella esperienza, come lo faccio pure io da 3 anni a questa parte.